L'idea di pittura sonora nasce in realtà che io sempre quando dipingevo pensavo al suono, quindi volevo sentire il suono del quadro, la musica dei colori, quello che in realtà in qualche modo comincia con Kandinsky, quel famoso libro Spiritualità nell'arte che lui spiega. Infatti, i quadri di Kandinsky, alcuni hanno questo nome di Sinfonia numero 4, ad esempio, no? Che lui già pensava a un concetto del suono. Io invece volevo praticamente realizzare questa cosa, fisicamente realizzarlo. Ad esempio, in questo caso c'è questa idea del suono, questa persona che ammira, fa nascere attraverso i graffi e il sorgente del suono che toccando esce un suono che in realtà ha un rapporto con il disegno del quadro. Mettendo questo meccanismo di chiavetti riesco ad accordare. Normalmente utilizzo tanto turchese, perché turchese è un colore che deriva da cupola dei moschei nella mia città, Isfahan, una città d'arte in Iran, e anche questo tipo di rosso. Il contrasto tra turchese e ocra è anche questo colore più o meno bianco, che parla sempre di questi contrasti che si vede nelle ceramiche. Anche questo quadro, ad esempio, ha tutti i chiavetti per accordare su una scala musicale che magari ha un rapporto con questo soggetto. Alcuni quadri ci sono queste figure femminili, come vedete, perché comunque figura femminile nella cultura persiana è un simbolo di Dio. Siccome sono musicista anche e mi piace tanto la musica, sempre ho vissuto con la musica, quindi penso che c'è un rapporto molto vicino tra musica e pittura. Io quando dipingo, sempre attraverso il colore, ascolto e sento un suono, e quando suono, attraverso il suono sento un colore. Il concetto della pittura, del disegno, c'è già nel disegno diciamo, di questo strumento, questi strumenti che sono veramente belli, anche le decorazioni, l'immaginazione di artista, di pittore che entra nella musica.